Questo percorso è iniziato il 12 di maggio in occasione della giornata mondiale della fibromialgia. 3 settimane fa in Parlamento è stata presentata la richiesta di inserire la fibromialgia nei livelli essenziali di assistenza, i LEA. E quindi dai, è un cammino e per questo la camminata appunto va a simboleggiare questo percorso che speriamo faccia luce e sostenga le persone che sono affette da questa patologia che è anche abbastanza invalidante. Un'iniziativa in cui vogliamo lanciare un messaggio importante insieme all'Associazione Fibromialgia Italia con questo appuntamento patrocinato dal Consiglio regionale delle Marche e dal Comune di Pesaro. Continua infatti la nostra battaglia affinché la fibromialgia, questa sindrome ancora poco nota, sia inserita nei livelli essenziali di assistenza. Io sono stata in Parlamento circa 15 giorni fa e dove ci sono esattamente 12 diverse proposte di legge ferme da anni e speriamo che l'iter venga accelerato per fare in modo che si arrivi finalmente ad un'unica legge che dovrebbe essere approvata da tutti i partiti in maniera bipartisan, perché la dignità di circa 30.000 persone nelle Marche non può essere più procrastinabile. Sono così tante infatti le persone che sono affette da fibromialgia, delle quali il 90% donne, e sono ancora di più quelle che invece stanno affrontando un calvario perché è molto difficile arrivare alla diagnosi. Quindi appuntamento alle 4 per questa passeggiata dalla Palla questo sabato pomeriggio in direzione sud e poi a ritorno.